Sì, grazie Presidente. A nome del gruppo di Fratelli d'Italia rinnovo la richiesta già fatta e ancora non evasa di avere il Ministro Franco qui in aula sui temi economici che ci occupano in queste ore. Vedete, la BCE non ha più il whatever it takes. Entro settembre cesseranno i tassi di interesse negativo e dal quantitative easing, cioè dalla creazione di denaro per sostenere l'economia, si dovrà passare al quantitative tightening, cioè la riduzione del denaro in circolazione. L'euro è indebolito, i tassi sono in rialzo sui titoli pubblici, c'è la caduta delle borse e in tutto questo ricordiamo che il ministro Franco nell'ultimo documento di economia e finanza sosteneva che l'inflazione in aumento fosse semplicemente un fenomeno temporaneo. Certo, non sono io che vengo qui a smentire il ministro Franco, ma soltanto a riferirvi quello che so, e quello che so è che evidentemente questa analisi e questa previsione non era corretta e quindi abbiamo ancora oggi la necessità di capire dove vuole andare il ministro, cosa intende fare perché possano essere messi in campo strumenti per evitare che i tassi sul debito italiano vadano fuori controllo. Noi non possiamo rinunciare al futuro dell'Italia in questo momento, però secondo l'attività del governo ci pare che invece così sia, che l'Italia sia proiettata soltanto verso un presente di poche e labili possibilità di crescere. Ma le domande sono tantissime. Cosa succederà dopo il 2023 sul patto di stabilità? Cosa dobbiamo aspettarci quando bisognerà decidere sul MES? Noi non vorremmo che a un certo punto il ministro arrivasse dicendoci l'unico modo che abbiamo per pagare gli stipendi agli italiani è entrare nel MES, perché già sappiamo che quella sarebbe la distruzione del tessuto economico italiano. Ecco, allora noi ribadiamo con forza che il ministro Franco, che come diceva Shakespeare è indubbiamente uomo d'onore, abbia la bontà di venire in aula a riferire al Parlamento, confrontarsi nei luoghi istituzionali consoni e dovuti su temi che riguardano il futuro dell'Italia. Non solo la sopravvivenza di questo governo, ma il futuro dell'Italia, la tenuta della nostra economia, la sopravvivenza della nostra cultura. Il ministro Franco ha il dovere di venire in aula a confrontarsi con i parlamentari italiani. Grazie.